Buonasera a tutti, cercherò di essere particolarmente breve visto che siamo un po' fuori con i tempi e noi abbiamo l'aereo. Non si dice, però è così. Dunque, vi ha illustrato il dottor Pazzica fino adesso quello che è stato il percorso. Quindi la strategia marina, la direttiva prima, la legge poi, c'è una serie di step fissati. Sono stati il primo la valutazione iniziale dello stato dei nostri mari sulla base dei dati esistenti, una definizione del buono stato ambientale, degli obiettivi ambientali da raggiungere e adesso abbiamo la definizione dei programmi di monitoraggio che ci serviranno a verificare quanto siamo vicini o lontani a questi obiettivi ambientali che ci siamo dati e poi prendere le conseguenti misure. Quindi quello che vado a illustrare oggi è come siamo arrivati a definire i programmi di monitoraggio che sono essenzialmente il prodotto che avete in consultazione. Io infatti vi spiegherò solo il percorso, non vi spiegherò quello che c'è dentro il programma di monitoraggio perché sta tutto online sul sito che giustamente la dottoressa Morloni richiamava prima e che vi invitiamo caldamente ad andare a guardare, a leggere, a studiare e a rispondere al questionario perché è importante, perché ai fini dell'Unione Europea ci serve avere un confronto col pubblico. Fino adesso sono stati compilati circa 400 questionari, di questi solamente una parte sono stati compilati in ogni parte, quindi vi invitiamo ad andarci. Allora, giusto per riprendere, il decreto legislativo 190 dice appunto all'articolo 11 che andranno elaborati questi programmi di monitoraggio. Dice essenzialmente nei suoi quattro commi che il primo è che dice che dovranno essere fatti sulla base della valutazione iniziale. Dice poi che il Ministero e comunque lo Stato dovrà procedere a una ricognizione su tutti i monitoraggi già esistenti nel nostro Paese e quindi andare a costruire dei programmi di monitoraggio che siano complementari a quello che già viene fatto per avere il quadro completo del stato delle nostre acque marine. Poi ci dice che l'elaborazione e l'avvio dovrà essere fatto entro il 15 luglio e vedremo in fondo quali sono i prossimi passaggi e poi trasmetterò il 15 ottobre alla Commissione europea. Il Ministero dell'Ambiente ha stipulato, come molti di voi sanno, una convenzione importante nel 2012, alla fine del 2012, con ISPRA, che è il proprio ente tecnico di riferimento, per essere supportata in tutte le fasi di attuazione della strategia marina. Fra questo supporto era previsto che ISPRA elaborasse un'architettura del programma nazionale di monitoraggio. ISPRA ha lavorato e ha proposto al Ministero e al Comitato Tecnico Istituzionale di cui il Ministero si avvale, comitato tecnico formato da tutte le amministrazioni centrali che hanno competenza sul mare e da tutte le regioni, ha proposto una struttura operativa articolata in 7 piattaforme. Studiate in modo che i singoli moduli in cui è costruita la strategia marina, che sono detti descrittori, ci sono dati direttamente dall'Europa, i descrittori erano articolati in 7 piattaforme sulla base di sinergie operative. Il comitato tecnico ha approvato questa struttura e ha dato mandato al Ministero di organizzare dei gruppi di lavoro. Questi sono degli altri descrittori meno netti, meno organizzati all'interno delle singole piattaforme che abbiamo ridistribuito nelle piattaforme. Dicevo, il Comitato Tecnico ha dato incarico al Ministero di organizzare 7 gruppi di lavoro che lavorassero su questi programmi di monitoraggio, istituendo altresì un ottavo gruppo di lavoro che è un gruppo di coordinamento, di governance, come si dice adesso. Il Ministero ha definito come prima cosa i criteri con cui creare questi gruppi di lavoro. I criteri sono stati questi. Ciascun gruppo di lavoro aveva un capofila,
con funzioni di coordinamento scelto tra le istituzioni tecniche che più delle altre tecniche e non tecniche, che più delle altre erano rappresentative per la tematica in discussione, un rappresentante del Ministero, un rappresentante di ciascuno dei due bracci operativi del Ministero, che è l'ISPRA soprattutto, ma anche il reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto, tre rappresentanti delle ARPA, cioè una ARPA per ciascuna sottoregione, secondo l'articolazione delle sottoregioni che illustrava prima Patrizia, un rappresentante del CNR, un rappresentante del CONISM e un rappresentante scelto tra il Ministero delle Politiche Agricole, il Sistema Sanitario Nazionale, l'ENEA, l'Istituto Idrografico della Marina, anche qui secondo la tematica trattata. La scelta che i rappresentanti degli enti tecnici appartenessero al CNR e CONISM è stata una scelta funzionale per avere degli enti articolati sul territorio nazionale in modo capillare. Continuo a dire, non mi stancherò mai di dirlo, che questi rappresentanti nei singoli gruppi di lavoro non rappresentavano se stessi nel proprio istituto, ma la filiera degli enti tecnici che loro rappresentavano. Quindi il CONISMA, il rappresentante del CONISMA ha rappresentato tutte le università aderenti al CONISMA per quella tematica, lo stesso ha fatto il CNR, lo stesso hanno fatto le ARPA. Qualche gruppo di più, qualche gruppo di meno, ma questo lavoro ramificato, capillare e veramente collaborativo è stato un lavoro importantissimo che è stato fatto, è un lavoro che raramente è stato fatto in Italia negli ultimi decenni e di cui personalmente come Ministero siamo veramente molto grati a tutte le persone che hanno lavorato. Io credo che, diciamo che formalmente ci hanno lavorato 50-60 persone, ma credo che qualche centinaia di persone, di tecnici, di esperti abbiano collaborato e costruito questa rete di monitoraggio che oggi abbiamo presentato. Vi ho riportato per correttezza la composizione dei gruppi di lavoro. Vado velocemente, ma ci sembrava giusto elencarli tutti. Questa è la piattaforma fitozooplancton che ha avuto capofila alla Regione Emilia-Romagna, la piattaforma 2 Habitat del Fondo Marino ha avuto capofila all'ISPRA, la piattaforma 3 MIPAF pesca il MIPAF, la piattaforma 4 contaminanti della matrice ambientale e input di nutrienti, il CONISMA rappresentato da Mazzola, dal professor Mazzola che è lì in prima fila, i contaminanti dei prodotti destinati al consumo umano ha avuto come capofila l'Istituto Superiore di Sanità, la piattaforma 6, le condizioni idrografiche, l'ENEA, il rumore sottomarino, CNR. Poi abbiamo creato, come dicevo, l'ottava piattaforma. L'ottava piattaforma era quella di coordinamento in cui la differenza reale era che al posto dei tre rappresentanti dell'ARPA c'erano i rappresentanti delle regioni, proprio perché il coordinamento era una funzione che aveva bisogno di un impianto politico più che tecnico. Quindi anche qui abbiamo definito i criteri e le persone che hanno collaborato sono state queste. A questo punto i sette gruppi di lavoro hanno prodotto sette piani di monitoraggio, li hanno prodotti anche attraverso una serie di riunioni FIT, sia all'interno dei gruppi di lavoro tra videoconferenze, riunioni a Roma, riunioni fuori Roma, ma sia tra molte riunioni a cui faceva anche riferimento prima il dottor Pazzica, tra i vari capofila, proprio per coordinarci quanto più possibile anche in itinere, prima della definizione dei singoli piani di monitoraggio. Una volta che i piani di monitoraggio sono stati definiti, sono stati tutti mandati alla piattaforma 8 che ha cominciato a lavorarci sopra elaborando il programma nazionale di monitoraggio della strategia marina. Come vi dicevo, il contenuto dei singoli programmi non ve lo illustro perché è tutto quanto sul sito, a questo link, ma sul sito di cui parlo, che sta nella brochure. Quindi
sono tutti, stanno anche nella pendrive, stanno dappertutto, cioè non ci sono scusanti, vanno letti i programmi di monitoraggio. Il tavolo 8 e il ministero, insieme appunto agli enti tecnici, adesso da mesi il lavoro che sta facendo è quello di verificare quali sono le attività già in essere ai sensi delle normative vigenti tra tutte le attività previste nei programmi di monitoraggio e quindi per detrazione arrivare a definire quali saranno le attività integrative che saranno direttamente finanziati da accordi stipulati dal Ministero dell'Ambiente. In questo senso, per una volta siamo più fortunati di tanti altri paesi europei, perché quando abbiamo recepito la direttiva abbiamo previsto delle risorse. Altri paesi non le hanno previste, noi abbiamo delle risorse che dobbiamo impegnare. Quindi non sono quelle che servirebbero, ma non lo sono mai quelle che servirebbero, però diciamo che ci sono risorse. Ci sta una serie di diapositive qua che però vado praticamente saltando, fa saltare, che sono tutte le attività che erano state previste dai programmi di monitoraggio e che sono risultate essere già previste da altre normative. Quindi, siccome andiamo veloce, questo è quello a cui volevo arrivare, e cioè quali sono le attività che sono state definite dai gruppi di lavoro dei programmi di monitoraggio e che non sono previste da altre normative, e quindi sono quelle su cui stiamo focalizzando le nostre attenzioni per definire sotto il profilo operativo come svolgere queste attività, quindi conseguentemente poi come e con chi fare gli affidamenti e come costruire i protocolli analitici veri e propri. Abbiamo definito un ambito costiero, abbiamo diviso le attività nell'ambito costiero per semplicità, perché come sapete c'è la legge 152/2006 che recepisce la 2060, che divide l'ambito costiero molto nettamente, quindi per semplicità di evidenziare qual è un'attività già coperta dal 152, anche qui abbiamo definito un ambito costiero, un ambito extracostiero con la stessa definizione del 152. Dunque, per l'ambito costiero noi abbiamo completamente assenti la tematica dei rifiuti in spiaggia, dei rifiuti nella superficie, nella colonna d'acqua, dello zooplancton, di alcune tipologie di comunità bentoniche, del fondale, cioè tutte quelle che non sono già previste dal regolamento 1967, che sono essenzialmente le comunità delle sabbie fini ben calibrate, e poi i contaminanti nei sedimenti e in particolare con un focus che era stato ben evidenziato dal gruppo di lavoro di cui poi vi parlerà il professor Mazzoli, i contaminanti derivanti da acqua. Per quanto riguarda il largo, invece, sempre entro le acque di giurisdizione, abbiamo sempre scoperto lo zooplancton, il fitoplancton anche, perché appunto vengono fatte indagini solo fino alla fascia costiera, la morfobatimetria, anche qui la contaminazione dei sedimenti e del biota, comunità bentoniche dei fondali, anche qui sempre quelle escluse dal regolamento europeo, e tutte le misure di oceanografia fisica e acidificazione, che sono un altro ambito che è molto carente. E inoltre, sempre per il largo, abbiamo la contaminazione del pescato prelevato dalle battute di pesca del MIBAC, anche qui sono fatte alcune analisi, ma ne servirebbero anche altre per andare a evidenziare la contaminazione. Il rumore è un altro elemento di cui sappiamo poco e niente, la contaminazione del mare e d'atmosfera anche. Quindi questi sono gli ambiti, diciamo, i macro ambiti su cui stiamo articolando il prossimo programma di monitoraggio nazionale. Quali sono le prossime fasi che abbiamo di fronte? Intanto dobbiamo chiudere la consultazione al 9 luglio. Sulla base di quello
che ci verrà evidenziato dalla consultazione e nei questionari, definiremo la versione finale del programma nazionale di monitoraggio, il quale programma, insieme alla definizione dei CES e dei target già inviati precedentemente a Bruxelles, deve passare alla conferenza Stato-Regioni e poi essere pubblicato in gazzetta con un decreto del Ministro. Dopodiché vanno fatti, come dicevamo prima, i protocolli operativi delle attività integrative e parallelamente vanno definiti tutti gli aspetti amministrativi che serviranno a garantire l'attività di questi protocolli operativi. E con questo abbiamo finito. Ci abbiamo dato la parola.